Digitech. Digitech. L'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. In collaborazione con ItaliaTopGames.it. Ciao amici di Simply Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 17, grazie alla collaborazione di ItaliaTopGames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. E alla fine un contest che vi fa vincere fantastici premi. Oggi per voi c'è WWE 2K18 per PlayStation 4, il nuovo videogame dedicato al fantastico mondo della World Wrestling Entertainment. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte su www.italiatopgames.it e poi veloci a rispondere correttamente tramite SMS a fine trasmissione. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione troviamo Resident Evil 7. Nel corso della Paris Games Week è stato mostrato un nuovo trailer dei contenuti aggiuntivi in arrivo il prossimo 12 dicembre, che porteranno il ritorno dell'amatissimo personaggio di Chris Redfield. Su ItaliaTopGames.it potete vederlo in versione integrale. In seconda posizione, sempre dalla Paris Games Week, il nuovo trailer di Spider-Man, il videogame in arrivo nel 2018 in esclusiva su PlayStation 4. Lo spettacolare filmato mette in evidenza come l'alter ego del supereroe, Peter Parker, sarà molto più presente rispetto ai precedenti videogiochi dedicati all'amatissimo personaggio Marvel. Ed in prima posizione troviamo The Last of Us Part 2. Il nuovo filmato, presentato alla conferenza Sony, sempre in occasione della Paris Games Week, ha scioccato tutti per l'incredibile qualità grafica, ma anche per il realismo e l'impatto visivo del video stesso. Unica nota negativa, la confermata mancanza di informazioni sul periodo di uscita. Da Fabrizio Tropeano di ItaliaTopGames.it per oggi è tutto.